Buonasera a tutti, un saluto a tutti gli italiani e a tutti i nostri amici. Sono in collegamento con il noto chirurgo Massimo Cecchinelli, un chirurgo che ha operato su vari fronti, in particolar modo il fronte della depressione. Una depressione che in questo momento ha colpito tutti, ha colpito soprattutto le persone che si sono viste prive di lavoro, che si sono viste prive di ogni cosa che potesse procurare un po' di felicità. Persone che oggi, che è il 25 aprile, si sono viste private del diritto di essere veramente liberi. Allora io intervisto questo noto chirurgo per farvelo conoscere, perché ha aiutato molte persone, perché ha curato molte persone e hanno bisogno soprattutto coloro che sono state chiuse e hanno rispettato le restrizioni di un governo, ribadisco di un governo, che sin dall'inizio non ha messo le giuste restrizioni. Quindi, non avendo messo le giuste restrizioni all'inizio, quando l'epidemia poteva essere benissimo fermata, quantomeno rallentata, poi ha pensato di farla invece sviluppare nel paese, e le persone hanno avuto tanti sintomi, anche la depressione è un sintomo molto importante da non sottovalutare. Quindi oggi, che è il 25 aprile, il giorno della libertà di tutti i diritti, io ho il diritto di esprimere la mia opinione, che è quella che è la colpa è di coloro che stanno sulle classiche poltrone politiche giù, laggiù a Roma, che non hanno capito un cavolo di come si governa uno Stato, perché se no non saremmo arrivati a questo punto. E adesso passo la parola al noto chirurgo. Vi saluto, un grande bacio, e ricordatevi che prima di tutto la libertà interna, psicologica, non ce la toglierà nessuno, neanche il più stronzo dei politici che esista. Sì, innanzitutto, buon 25 aprile. Io mi scuso della mise un po' così vacanziera, ma oggi faceva molto caldo e ho preferito rimanere in canottiera, avevo il camice sudato. Sì, a quanto poc'anzi vi ha detto la mia collega e factotum manager, sì, c'è molta fuga di cervelli, perché quelli baccati dei politici avevano in Italia con questo lockdown o smart working. I più cretini avevano al governo, che penso che gli italiani siano un po' per tenere in gabbia, hanno, diciamo come si suol dire, hanno chiuso le stalle quando i buoi sono scappati. Anziché chiudere la zona rossa sul tempo, Lombardia eccetera eccetera, ha messo lockdown continuo. Quindi a livello psicologico la gente sta andando fuori di testa, avevo in terapia all'ospedale di Luni parecchie persone con problemi di depressione, incazzature, e qualche politico da operare il cervello a cambiare proprio il cervello. Fermo restando, e continuo la mia opera di viva la libertà, viva la libertà personale, viva i diritti dell'uomo, e dato che oggi è il 25 aprile, a tutti dico buon 25 aprile, viva l'Italia!